Siamo al Trap Concavere di Leonardo del Garda in compagnia di Bianca Revello, direttore commerciale di Armi Perazzi. Siamo in questi campi in occasione della 12ª edizione del Grande Europa Perazzi. Ci troviamo qua a Lonato per la 12ª edizione del Grande Europa Perazzi, grande gara, nuova formula, 200 piattelli, quindi sentitissima anche dai tiratori, più di 500 iscritti, un grande successo e sicuramente anche una bella risposta da parte di tiratori internazionali e tiratori importantissimi della nostra nazione che sono venuti a partecipare a questo evento. Quindi abbiamo dei nomi come De Filippis, che ha appena vinto recentemente la prova di Coppa del Mondo proprio qua a Lonato. Poi abbiamo tiratori della forza di Jan Pill, medaglia olimpica, la Stefeshkova, medaglia olimpica. Abbiamo ancora tanti italiani come Bernasconi, Mirko Cenci, che comunque è stato un fortissimo tiratore, tuttora ancora forte. Abbiamo veramente una bella presenza di atleti che hanno risposto a questa festa a Perazzi. E questa festa è diventata un punto di incontro molto importante e nella nuova formula abbiamo trovato proprio una risposta importante da parte dei tiratori. Quindi devo dire che siamo molto soddisfatti di come sta andando questo evento. Siamo sempre in compagnia di Bianca Revello, questa volta sul Service Bus Perazzi. Che servizi offre al tiratore il Service Bus Perazzi? Il Service Bus si trova sui campi di tiro in occasione delle principali manifestazioni a livello nazionale e, come in questo caso, il Grande Europa Perazzi, per offrire assistenza sia sulle parti meccaniche sia sulle parti del legno dei fucili. Quindi possiamo vedere degli esempi di tiratori che vengono per fare delle assistenze sulle batterie, piuttosto che sulle canne, piuttosto che sui legni, con il collega lì dietro che sta lavorando sui legni. È molto importante questo perché permette di poter avere un intervento sull'arma senza doversi recare in azienda. E comunque durante la gara, se ci sono dei piccoli inconvenienti che possono succedere, si può intervenire direttamente. È molto importante come servizio offerto. Poi in base a quello che c'è da fare, i nostri tecnici, tra cui Bruno Abate, che è 50 anni di storia Perazzi, può dire benissimo, perché i fucili li conosce, sono suoi figli, può dire benissimo quello che c'è sull'arma e che intervento c'è da fare. Anzi, colgo l'occasione per presentare Bruno, il nostro capo dei tecnici. Molto piacere, io sono qui a cercare di insegnare un po' ai miei colleghi qui che lavorano con me per poterli tirare su abbastanza bene, insomma, ecco. Bene possibile. Infatti noi stiamo tentando in azienda di formare i nuovi giovani che verranno a fare il servizio sul camper, perché proprio data l'esperienza che ha Bruno e dato il fatto che tanti anni che lui segue i tiratori, c'è un rapporto importantissimo con i tiratori, anche loro pian piano facendo esperienza con queste trasferte potranno aiutare i tiratori in un futuro ad avere un bel rapporto col fucile ed avere sempre un'arma pronta all'uso, perfetta in ogni condizione. Siamo con Mirko Cenci, CT della nazionale di Double Trap e veterano delle gare Perazzi. Allora, sì, questa gara bellissima, gara Perazzi, oggi ha raggiunto il suo vertice, il suo apice qui nel bellissimo campo di Lonato, il miglior campo che abbiamo, penso, al mondo, uno dei stand più forti e preparati per la loro logistica, la loro fantastica organizzazione. Questa gara ha i suoi albori nel 1975, in cui venne disputata per la prima volta nel campo di tiro di Bologna Casalecchio, altro bellissimo impianto dove a quei tempi addirittura nacque con un'accoppiata con lo skit. Il giovedì c'era la gara allo skit, poi il venerdì, sabato e domenica la famosa gara a 200 piattelli denominata appunto Grande Italia. Questa gara poi ha subito uno spostamento nel corso degli anni, in quanto era nato l'impianto del bellissimo e nuovissimo di Montecatini Terme. In quel di Montecatini Terme la gara, sempre chiamata Grande Italia Perazzi, ha dato il massimo del suo splendore per lunghi anni. Poi, con la chiusura dello stand di Montecatini, per un determinato periodo, direi anche buio per la storia del tiro a volo, la gara venne naturalmente spostata in questo di Lonato,
dove oggi possiamo vedere veramente un campo che tutti al mondo ci invidiano. Ed ha avuto le varie trasformazioni fino a quella di quest'anno, in cui è stata ripristinata un'antica formula del tiro a volo italiano a 200 piattelli, 75, 75, 50, e quindi la formula che è piaciuta moltissimo, tant'è vero che l'iscrizione delle gare è stata chiusa 2 mesi prima addirittura della competizione stessa. Anche Mauro De Filippis, fresco vincitore del Gran Premio FITAV e della quarta prova di Coppa del Mondo disputatasi proprio su queste stesse pedane, è presente per Grande Europa Perazzi edizione 2010. Mauro, come sta andando la tua gara? Beh, la mia gara è andata abbastanza bene, anche se speravo di fare qualcosetta in più, perché questa è la festa, diciamo, della famiglia Perazzi, e quindi già il solo partecipare per me è una grandissima emozione, perché appunto la famiglia Perazzi con il suo impegno, col suo sforzo, ci mette sempre in condizioni di poter competere a livello internazionale nel migliore dei modi. E infatti gran parte dei ringraziamenti per quello che sono riuscito a fare in questa stagione, come nelle stagioni passate, va appunto a Mauro Perazzi e alla sua famiglia per il continuo sostegno appunto che mi danno e che danno al tiro a volo italiano e mondiale in generale. Siamo in compagnia di Alan Chubb, giunto dagli Stati Uniti fino all'Onato del Garda per partecipare al Grande Europa Perazzi. Volevamo sapere da lui come si è trovato con questa nuova formula dei 200 piattelli e cosa pensa della gara al Grande Europa Perazzi. Il signor Chubb si è trovato molto bene a venire qua, ha patito un po' il caldo perché in questi giorni ci ha un po' martoriato, a parte oggi che ci ha regalato un po' di aria. Ha detto che è valsa la pena venire a fare questa competizione. 200 piattelli sono un bel impegno, ma non esiste un'altra competizione al mondo dove si possa trovare una situazione così bella. Siamo con Tore Brovold, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008. Il signor Tore avrà da fare alcuni interventi in azienda lunedì, però visto che è sempre bello venire all'Onato quando succede qualcosa di così importante, lui è venuto qua. È comunque uno dei nostri tiratori, il nostro atleta di punta, e si è unito a noi a questa festa Perazzi. Dalla Sicilia, più di 1000 chilometri, al Grande Europa Perazzi. Siamo con Giovanni e Giuseppe. Cosa vi ha spinti a venire all'Onato? Beh, venire all'Onato ci ha spinti la grande eco che ha questa manifestazione. Per noi siciliani diventa importante poter partecipare. Noi rappresentiamo il TAV Pachino, salutiamo i nostri amici e ci dispiace che non siano con noi. Si perdono una bella festa. Daniele Lucidi è il neo campione italiano di tiro all'elica. Daniele, una bellissima vittoria anche tu oggi qui al Grande Europa. Questa è una bella gara che non bisogna assolutamente mancare. Io faccio diverse discipline, tra cui anche l'elica, che quest'anno trovamento ho vinto dopo 2 secondi, un terzo e un quarto, finalmente è arrivata la vittoria. Oggi mi trovo qui, una gara come sempre bellissima, tanta gente, tanti tiratori forti, quindi è dura fino alla fine, 200 pettelli sono tanti, però per quelli più forti sicuramente è meglio poi recuperare una serie e magari è andata male, quindi eccoci qua.